Sembra ancora notte, ma è già mattino, siamo mezzi addormentati, saliamo sul pulmino. Prima ora solare, poi ora legale, però stranamente il sonno è sempre uguale. Osservo viaggiando il mutar delle stagioni e i volti dei compagni che salgono alle stazioni. Giaveno, Rivalta, Orbassano, Val della Torre Reano, Alpignano, Pianezza, Beinasco, Borgaretto, e siamo a Grugliasco. Ciao. Non c'è nessuno. È geloso, vuol venire anche lei. Ciao Marietto. Buongiorno, buongiorno. A Ieno. Adesso ancora un attimo che ci tiriamo un pochino più su, eh? No! Dimmi! Il figlioso. Ce ne sono tre. Buongiorno. Uno, due, tre. Venga. Che già pensa che tocce, eh? Vorrei capito perché. Che cosa vuole? Uno qua. Uno qua, poi? Uno qui e uno qua. Basta. Ok. Gli occhiali. A posto? Sì. Va bene. Dio mi dice. Come? È matta, arrivederci. Arrivederci Margherita, arrivederci, salve, buon lavoro. Sì. Gina. Adesso ci pensa lei. Aurelio, si concentri. Come si chiama questo laboratorio che facciamo oggi? La memoria. Come? Memoria. Si chiama memoria della ginnastica. Attraverso cosa? Le domande che fa lei. Noi diamo le risposte. Quindi è un'interrogazione? No, si chiama la memoria. Solo la memoria? Ti credo che siamo seduti. Solo la memoria però? Il linguaggio, l'attenzione? No. No. No? No. Sì, no. Perché non me ne accorgete. Non ne accorgiamo quindi per questo. Adesso facciamo un gioco, un gioco di parole. L'abbiamo già fatto tempo fa, vediamo se vi ricordate. Bisogna mettere nella giusta successione quattro cose che io vi dico. Io ve le dico in ordine sparso e poi dovete rimetterle secondo una certa logica.
Dunque, Maria, se io le dico asciutto, umido, inzuppato, bagnato, me li mette in un ordine? Giacinta invece mi raccontava che ieri cos'è che avete fatto? La pizza. 5 teglie di pizza e lui ha fatto la pasta, perché noi eravamo tra le pizzinatrici. Noi abbiamo aggiunto poi la mozzarella, la berna, un altro formaggio e la gorgonzola. Ed era buonissima, veramente buona. Ciao ragazzi. Ciao Gigi. Tutto bene? Tutto ok. Meno male. E voilà. Questo appartamento è particolare perché anche le travi così in vista che lo rendono un po' più particolare rispetto agli altri, no? Un po' più unico. Sì. Non è bruttissima come panorama, è vero? Sì.